Amici di Onda Libera TV, siamo a Fano, nei locali del Bar Guerrino, in via Togliatti, insieme a Cesare Carnaroli. Cesare Carnaroli è un personaggio conosciuto, essendo stato sindaco di Fano, e oggi però lo vediamo in veste di autore, di scrittore, anzi di coautore, in quanto sta per presentare, fra qualche giorno presenterà questo libro, Una storia di provincia, anzi italiana. Allora, il tema trattato in questo libro è molto delicato ed è molto attuale, anche se fa riferimento a situazioni che si sono svolte, se non sbaglio, nel 77. Nel 77, sì. Dice, pur 42-43 anni fa, però sono ancora attualissime. Assolutamente. Allora, di cosa parla questo libro? Intanto diciamo che è un libro edito dalla Regione Marche, giusto? Fa parte dei quaderni del Consiglio Regionale. Del Consiglio Regionale, ed è un volume monotematico appunto su questa vicenda che adesso Cesare Carnaroli ci narrerà, ci racconterà. Esatto, questa è una storia che nasce ad agosto del 1976, quando Livraghi, un industriale del nord Italia, chiede di costruire una fabbrica chimica nel comune di Orciano. La domanda di licenza edilizia viene presentata agosto del 1976 e in pochissimi mesi, in tre mesi, viene data l'autorizzazione da parte del sindaco, dopo aver superato gli esami della commissione edilizia, questa licenza per la costruzione di una fabbrica chimica in località Rialdone di Orciano, proprio vicino a un fosso che avrebbe scaricato nel fiume Cesano. Però c'è un antefatto, nel senso che due mesi prima, sotto il nome di CRC, Recuperi Chimici, lo stesso proprietario aveva presentato la stessa richiesta nel comune di San Lorenzo in Campo. Nel momento in cui il sindaco chiede di discutere in consiglio comunale questa richiesta di realizzazione di fabbrica chimica, che poi significava la denitrificazione di 5.000-7.000 quintali al mese di acido sulforico, inspiegabilmente la ditta ritira tutto e non aspetta il dibattito consiliare. Quindi già un'anomalia, diciamo, non da poco, che nel giro di un mese in due comuni lontani solo 10 km l'uno dall'altro, in un comune si presenta come CRC, mentre nel comune di Orciano si presenta come Industria Chimica Marchigiana ICM, lo stesso proprietario. Esatto. E questa è una vicenda che ha dato, allora ricordiamo che siamo negli anni 70, per cui il 68 era appena passato, quindi sì, diciamo c'era un'atmosfera politica abbastanza viva. In quel periodo. E abbiamo un esempio di cittadinanza attiva in questo caso, perché appunto un comitato cittadino si era costituito appositamente per contrastare, diciamo, questa l'apertura di questa fabbrica. Esatto, perché la cittadinanza non sapeva nulla, il consiglio comunale di Orciano non era stato informato, ma giravano voci strane nel comune, nel paese, dicendo appunto che si sarebbe aperta una fabbrica chimica e avrebbe dato posti di lavoro. A quel punto un gruppo di giovani si organizza, costituisce un comitato appositamente proprio per rendere chiara, esplicita tutta questa procedura che avrebbe dovuto portare all'apertura di una fabbrica chimica. E guarda caso, presidente di questo comitato viene nominato Spadoni Renato, un perito chimico che lavorava presso l'ispettorato del lavoro e quindi si intendeva di queste cose. Questo lavoro è stato fatto per ricordare prevalentemente una tristissima vicenda di due operai che morirono nel corso dei lavori di installazione della fabbrica. Di una cisterna. Che avrebbe dovuto contenere l'acido sulforico. Per cui anche questa è stata un'altra vicenda che ha
esatto. animato gli animi all'epoca. Esatto. Esatto. Per cui i temi fondamentali di questo libro sono l'industrializzazione chimica, la sicurezza sul lavoro, esatto. e io aggiungerei la tutela dell'ambiente. La tutela dell'ambiente, esatto. Mi sembra che queste questi sono i temi fondamentali che hanno portato poi ad una mobilitazione esatto, da parte della popolazione. Il grosso dilemma se è privilegiare il lavoro o privilegiare la tutela dell'ambiente. Sono tematiche che ancora oggi attualissime. Vediamo perché l'ILVA è ancora diciamo, in questa situazione qui. Ci parli della... Sì, nel senso che il 10 di giugno, quindi pochissimi mesi dopo aver avuto l'autorizzazione, mentre si stava installando la fabbrica, durante la catramatura di alcune cisterne, una di queste prende fuoco e quindi muoiono due giovani operai, Paolo Berardinelli di 21 anni e Armando Carloni di 26 anni. Paolo Berardinelli, Armando Carloni muore subito e Paolo Berardinelli una settimana dopo essere stato ricoverato all'ospedale di Perugia, appunto dove c'erano reparti per i grandi ustionati, eccetera, eccetera. È chiaro che dopo questa vicenda dolorosissima avviene che il sindacato si mobilita definitivamente e in modo particolare il comitato con i cittadini, i giovani e in modo particolare le associazioni contadine che erano già preoccupate per lo sviluppo dell'agricoltura sapendo sì. che sarebbe arrivata una fabbrica chimica. Perché poco tempo prima in Italia avevamo avuto la vicenda di Seveso, esatto. per cui la diossina, la diossina mi sembra che rientrava esatto. nella lavorazione appunto di questa fabbrica. Esatto, nel senso per cui, che diciamo, i timori erano già... L'ICMESA era di qualche mese prima. Sì. Ma in modo particolare il comitato scoprì che la stessa fabbrica che aveva chiesto di aprire a Orciano, a Pavone del Mella, aveva iniziato quel tipo di lavorazione e subito dopo, appena due mesi dopo, erano emersi inquinamenti di aria e di acqua, mobilitazione della popolazione anche a Pavone del Mella e due mesi dopo il sindaco aveva sospeso la lavorazione e chiesto l'allontanamento di questa fabbrica. Noi attraverso il giornale di Brescia Oggi eravamo stati informati appunto di questa situazione e dietro l'incidente, dietro queste informazioni ci fu una mobilitazione tanto grande di 500 persone che qualcuno ha detto non si vedevano dalle adunate fasciste. Beh, per Orciano non è poco, 500 persone. 500 persone anche con i comuni lì attorno e quindi fu una manifestazione tanto grande e finalmente la stampa locale ma anche la stampa nazionale informò di questi fatti un po' la regione, la provincia, il paese e all'improvviso il signor Livraghi, com'era scappato da San Lorenzo in campo, abbandona anche la fabbrica chimica di Orciano. Quindi questa fabbrica non è poi mai, non è mai partita. Quindi, diciamo queste cisterne con alcune costruzioni in cemento sono rimaste lì per altri 30-35 anni, inutilizzate, proprio come simbolo di questa disfatta da parte di un industriale e di industriali che non avevano scrupoli per quanto riguarda la salute degli operai e dei cittadini. Allora, una breve considerazione personale sulla vicenda. Allora, come si è comportata la politica, come si è comportata la società in questa vicenda? Dobbiamo dire un atteggiamento contraddittorio della politica, perché nel comune di San Lorenzo in Campo capiscono subito che aprire una fabbrica chimica non era come asfaltare una strada, esatto. e quindi giustamente informano il Consiglio Comunale. A Orciano invece l'esatto opposto, non si informa nessuno, neanche il Consiglio Comunale, oltre a non informare la popolazione, mentre dobbiamo dire che da parte della società civile, da parte del sindacato,
da parte delle organizzazioni contadine ci fu una mobilitazione immediata che portò appunto a questa mobilitazione di popolo che sconfisse definitivamente questa ipotesi di stoccaggio e inquinamento. Esatto. E inquinamento sicuro. Assolutamente. Diciamo, sì. Quindi, col senno del poi, io direi, cioè, la riflessione che mi viene da fare è che la cittadinanza attiva va sempre ascoltata. Assolutamente. Va sempre... Ma io sono convinto che anche oggi, per rimettere in moto un discorso ecologico, cambiare un sistema produttivo che inquina e uccide, solo una mobilitazione popolare, secondo me, può portare risultati efficaci. Da questo punto di vista. Un'ultima considerazione, bisogna privilegiare il lavoro o l'ambiente? No, io dico che in questo momento l'ambiente è la questione fondamentale. Bisogna trovare quelle soluzioni idonee che comunque la salvaguardia dell'ambiente deve realizzare anche posti di lavoro qualificati. Quindi il giusto equilibrio, privilegiando però l'ambiente, perché altrimenti... Assolutamente. Bene, allora ricordo Una storia di provincia, anzi italiana, è un lavoro, una ricerca molto interessante, ricca di dati, ricca di documentazione, che è di cui è consigliabile la lettura. Dove si può trovare il... Allora, noi il 2 di agosto alle ore 21 dietro la Mediateca Montanari al Pattis Bar presenteremo appunto questo libro con un dibattito poi con Stefano Fassina, segretario della CGIL di Pesaro Urbino, con la cetera Nicola, professore all'Università di Toronto. Parleremo appunto di riconversione ecologica, parleremo di qualità del lavoro e dove verranno distribuite gratuitamente le copie fino all'esaurimento di questo libro. Di questo libro. Alle ore 21. Bene, ringraziamo Cesare Pomeroli, amici di Onda Libera, un saluto. Grazie, arrivederci.